Amici di canalecaccia.tv, amici di Caccia in Fiera, della doppietta.it e da qualche giorno anche di cannarigata.it, siamo in terra di Romagna. Le telecamere di canalecaccia.tv sono all'interno dell'ottica Pretolani, sono con Massimo Pretolani. Terra di Romagna, parliamo di passione. Ma come ti è venuta, Massimo, questa idea? La passione delle armi è sempre stata in casa mia perché mio padre era un vecchio armaiolo. Poi dopo si trasformò in orologiaio e quindi la passione per la meccanica, per le cose così, c'è sempre stata in casa mia. Poi questa meccanica, cioè l'idea di mettere insieme un occhiale di questo tipo, mi venne al seguito di un acquisto diversi anni fa che mi capitò di acquistare il fucile del presidente Saragat. Ah, andandolo a provare con un vecchio CT Castellani di Toscano e riscontrò che avevo anche la dominanza dell'occhio sinistro mentre sparavo. Da lì mi disse: ma perché non ti fai un paio d'occhiali che compensi i tuoi problemi visivi nel tiro? Da lì è partita l'idea di mettere insieme un occhialino che non erano quelli che c'erano in giro in quel momento lì, e poi ho brevettato il sistema del ponticello regolabile in altezza e poi, andando avanti, ho migliorato, ho allargato la gamma dei prodotti, ho aumentato il numero degli amici che usano i miei occhiali e oggi sono veramente contento anche di presentarvi queste due mie grosse novità, che sono l'occhiale in titanio, che è l'unico al mondo che... Poi andremo sulle caratteristiche tecniche di questi occhiali, che sono spettacolari. Io ho qui questo occhiale, che invece è dedicato addirittura alle donne. Sì. Quindi non mi sbagliavo quando dicevo che è la passione che ti ha spinto perché a realizzare questi gioielli. Ho pensato anche alle donne perché anche loro, nonostante sia in numero molto inferiore agli uomini nel campo di tiro, non avevano mai avuto, a mio parere, un occhiale che rispecchiasse anche la loro eleganza e la loro femminilità. Allora ho pensato ad un prodotto che possa essere gradito anche alle donne che sparano, però abbiano le lenti con le stesse caratteristiche di quelle che hanno gli occhiali per gli uomini, cioè antipallino, e che mettono con determinati colori in evidenza anche il colore del piattello sui quali vanno tutti indirizzati i colpi chiaramente per poi colpire. Iniziamo da questo modello. Qui stiamo appoggi intanto dietro queste fantastiche vetrine che accompagnano la nostra intervista. Intanto la varietà delle lenti che è enorme, ma concentriamoci sul dato tecnico in questo momento. Qui tengo in mano una piuma in cui il peso in realtà è dato quasi più dalle lenti che dalla montatura. Quello sicuramente. Questo, amici di Canale Caccia, è l'unico occhiale che è realizzato per il tiro in titanio. In titanio. Come ti è venuta questa idea? Sempre per la questione della leggerezza, siccome un tiratore lo porta svariate ore sul naso, vedevo nei campi di tiro questi nasi tutti ammaccati dai pesi dei vecchi occhiali, ho pensato un occhiale, visto che i tempi sono andati avanti e si può lavorare benissimo materiali diversi da quelli tradizionali, e ho pensato al titanio perché è il materiale che per il momento è il più resistente e il più leggero che c'è in commercio, specialmente quello sul campo dell'occhialeria. La cosa che c'è di bello è che questo prodotto viene realizzato completamente in Italia, quindi questa è una cosa su cui... Come tutti gli altri miei modelli, sono realizzati tutti in Italia. Io non ho niente di cose fatte fuori dai nostri confini. Ora, scendiamo un po' nelle caratteristiche tecniche che ha un occhiale da tiro. Intanto incomincerei a partire dalla stina, Massimo, perché come vedete è estremamente regolabile. Andiamo in favore di telecamera, vedete la flessibilità di questa stina, e questa astina così ricurva serve per tenere fermo l'occhiale nel momento del rinculo, che non possa uscire dal viso. La molla, se si può chiamare molla, quest'asta riccio è stata fatta. Ecco, asta riccio, andiamo proprio sul asta tecnico riccio, sì. Perché un ci asta fa riccio, piacere. Questo terminale riccio è stato studiato con una curvatura che deve seguire il padiglione auricolare,
e quindi tenere fermo l'occhiale senza far troppo male a chi lo porta. Un'altra caratteristica dal punto di vista, diciamo, delle specifiche tecniche è il ponticello regolabile che tu tieni a dire che è un brevetto, di invenzione. Come vedete, amici, sto muovendo questo ponticello, e questo naturalmente perché i nasi non sono tutti uguali. Noi due abbiamo dei nasi importanti, chi ha un naso molto più filante, non solo si può regolare, ma si blocca anche nella posizione. Sì, sì, eccolo qui, ha dei punti fermi, il punticello in cui potete regolare, come vedete, l'altezza del... Eccolo qui, il ponticello, amici di Canale Caccia, vedete, il ponticello praticamente è semplicissimo a regolare, perché basta fare una leggera pressione e si scorre. Ci sono i punti fermi, esatto. Si scorre, e questo qui è. Non solo questo, ma avete lavorato molto anche sul discorso del nasello. Dimmi se dico delle... No. In effetti il nasello è stato fatto in questa maniera qui. Le placchettine sono inclinate in modo che si appoggino sul naso senza fare delle fitte. Queste sono solo due delle caratteristiche. Un'altra caratteristica che contraddistingue l'occhiale da tiro è anche l'inclinazione praticamente. L'inclinazione che deve andare verso, non toccare lo zigomo ma andargli incontro, e l'altra la curvatura che avvolge un pochino il viso in modo che abbia anche una visione periferica nel momento del tiro. Allora, che venga inficiata la qualità. Per capirci, ora li indosso, come potete vedere, io, anche se sono in posizione di tiro bassa, l'occhiale tende a salire leggermente in maniera tale che il campo visivo sia perfetto. Quindi ha anche un'inclinazione. L'inclinazione è l'altezza data dal nasello, porta a fare in modo che la parte superiore dell'occhiale non vada a dar fastidio nel momento del tiro. Cioè a dire, tra me e il piattello non ci deve essere mai il ponticello, l'asta che sorregge la lente, ma ho un campo visivo pieno che mi permette di entrare immediatamente in linea di tiro. In linea di tiro, esatto. Ora, questi modelli si sono perfezionati nel tempo. Adesso, visto che ti siamo venuti a trovare, parlavamo prima passiamo subito alle signore, caro Massimo. Alle signore ho curato più l'esteticità della montatura che... siccome hanno tutti i nasini molto sottili, non ho pensato di fare un naso che scorresse verso l'alto, perché è un nasino fisso, un nasello fisso, e che va bene. Siccome l'occhiale è un po' arcuato verso l'alto, è già di per sé che va oltre il bordo delle sopracciglia, quelle che poi evitano che si venga a vedere anche in questo modello qui la barra superiore dell'occhiale. Questo, avendo in mano l'occhiale dedicato alle nostre amici e alle nostre amiche tiratrici, mi viene a dire che un'altra caratteristica che hanno i tuoi occhiali sono anche la bellezza estetica dell'occhiale, perché non è detto che un occhiale tecnico poi non deve essere un occhiale un po' modaiolo. È quello che ho sempre cercato di unire, nonostante tutto, che siano per persone rudi o per persone non rudi, l'occhiale deve avere anche una certa esteticità. Questo è quello che ho cercato. È lo stile Predolani, Massimo, mi viene da dire. Mi sembri un signore d'altri tempi, ecco. Certamente unire l'utile al dilettevole è sempre la cosa più bella che ci si possa, e se poi si riesce ad ottenere un qualche cosa del genere fa ancora più piacere. Il modello da donna l'ho proprio voluto chiamare Lady, perché così non ha niente a che vedere con il nome degli altri occhiali che sono intestati ad animali o cose varie. Un'altra delle caratteristiche di questi occhiali è il fatto che le lenti, come vedete, con un gesto molto semplice sono facilmente intercambiabili, anche perché hanno dei punti di ancoraggio che vanno a bloccare praticamente la lente, e quindi basta un leggero tocco e la lente è montata. Perché nel tiro c'è necessità di avere tutta questa varietà di colori. Di colori a seconda delle condizioni atmosferiche e le condizioni di luce. Questi colori qui sono piuttosto nuovi, poi dopo c'è stata un'evoluzione anche nella serie dei colori, anche perché
vengono avanti colori nuovi, vengono avanti esigenze diverse, perché adesso nei molti campi ci sono i teloni in fondo, in altri campi invece c'è lo sfondo infinito, quindi luci diverse, dal nord rispetto al sud ci sono dei colori diversi anche nei pavimenti, perché molti pavimenti al nord, pavimenti intendo i campi, sono tutti verdi, al sud sono tutti su terra, quindi sono molto più luminosi, sono molto più chiari dei nostri, quindi occorrono lenti che attutiscano un po' di più. Diciamo che ne abbiamo per tutte le esigenze. Esatto. Mentre Massimo parlava, ho preso questa bellissima custodia che accompagna poi tutti i tuoi occhiali. Come vedete, chiaramente ha dei rinforzi in gomma piuma sagomata all'interno, perché stiamo parlando di un oggetto che lo contiene, ma quello che salta all'occhio sono gli slot di posizionamento delle altre lenti. Quando si acquistano? Tu fornisci sempre delle lenti? Sì, in questi modelli qui a lenti intercambiabili vengono forniti sempre con tre coppie di lenti. Ecco, tre coppie. Oltre alla montatura, tre coppie di lenti assortite nei vari colori. Bene. E quindi l'alloggiamento è per le lenti che accompagnano la montatura. Come vedete, amici tiratori, amici cacciatori, ci sono occhiali ed occhiali. Qui abbiamo già sviscerato 3-4 caratteristiche funzionali dei tuoi occhiali. Ma tu non ti sei limitato lì con il discorso dei brevetti. Voglio che spieghi ai nostri amici cacciatori la questione dell'occhio dominante, che è una cosa particolare. Tra le altre cose, otticapretolani.it, il sito internet che ha predisposto Massimo, in cui trovate tutte quante le informazioni, esatto, sia dal punto di vista tecnico, ma c'è un bel capitolo dedicato all'occhio dominante. Vogliamo dire ai nostri amici cacciatori che cos'è questo occhio dominante, anche perché poi l'idea è nata da quello. Quindi... Sì, è nata da quello lì, è partito tutto dall'occhio dominante. L'occhio dominante riesce a dare un fastidio grossissimo ai tiratori, in modo particolare quelli che sparano ad occhi aperti, tiratori di elica, tiratori di fossa, di schitto, roba del genere, è che nel momento in cui si va a imbracciare il fucile per sparare, chi ha l'occhio dominante sinistro e spara con entrambi gli occhi aperti, dei piattelli ne vede volare due in cielo. Quindi la mia idea era quella di penalizzare l'occhio sinistro con un trattamento superficiale sulla lente, tipo da renderla traslucida, in modo da, a seconda della dominanza, della potenza della dominanza che ha quest'occhio, gradualmente a penalizzarla, in modo che lui, quando mette il viso sul calcio, veda solo la bindella e un solo piattello, con la percezione di un leggero sfocamento sulla parte sinistra, che è quella che è stata trattata. Però in quel modo lì lui può sparare con entrambi gli occhi aperti e vedere un unico piattello. Questa era l'idea che ho, pensavo di essere, che fossimo in pochi ad avere questo difetto qui. Invece sono parecchi. Quindi vedo che questo trattamento qui, nonostante che sia una cosa semplicemente banale per qualcuno, per molti tiratori ha voluto dire un salto di qualità notevole. Quindi non solo il discorso dell'antiriflesso, ma questo trattamento viene fatto nella parte superiore. Viene fatto nella parte superiore. Ci siamo muniti dell'occhiale con la lente dominante, perché adesso ne abbiamo parlato, adesso lo facciamo vedere. Allora, stavamo dicendo, qui abbiamo una montatura fissa, qui abbiamo una montatura con il ponte mobile, e quindi praticamente, come abbiamo visto anche precedentemente, è facilissima da estrarre. Eccola qui, mi avvicino alla telecamera per far vedere praticamente, vedete amici cacciatori, la parte superiore è praticamente una parte trattata, la parte inferiore invece ha la normalità di una lente, la trasparenza di una lente, e questo favorisce appunto quello che tu dicevi. Una volta che lui ha finito di sparare, rimette la testa in posizione giusta e deve vedere attraverso la lente trasparente, perché sennò darebbe fastidio e darebbe un affaticamento notevole. Invece in questo modo qui, una volta
che lui, finito di sparare, che l'occhio con la testa inclinata sul calcio va a finire in questa porzione di lente. Eccolo qui, guarda, lo facciamo vedere perché io me lo metto. Come vedete sono occhiali. Eccolo qui, abbiamo regolato il ponticello e quando io mi abbasso, effettivamente l'occhio va ad impattare su questa porzione e mi fa sì che solo l'occhio in tiro praticamente veda concentrato sul piattello che vede. Queste astine a riccio sono fenomenali, quando uno le ha messe veramente non scappano. Però le idee non sono finite con il discorso legato all'occhio dominante, ma c'era un altro problema che qualche volta gli occhiali dà molto fastidio, si appannano. E allora ecco che Ottica Pretolani propone OptiFog. Chiaramente in questo momento non riusciamo a farvi vedere l'appannamento, quindi lascio a te spiegare come funziona. Viene dato in corredo questo qui? No, trattamento è un trattamento a parte, okay. Nel senso che le lenti, questo trattamento si può dare su qualsiasi lente, neutra e correttiva. Sulla lente si può fare sia non antipallino che con antipallino, nel senso materiali diversi, e questo trattamento viene abbinato anche a un antigraffio, un antiriflesso superiore a e questo viene dato sull'antiriflesso, quindi una serie di trattamenti sulla lente normale, che può essere sia neutra che graduata, che impedisce, una volta che è stato dato, passato un panno che viene... Ecco, lo possiamo far vedere ai nostri amici, perché ecco qui il panno, ma è complesso da utilizzare, lo facciamo vedere in favore di telecamera, quindi è una bustina che si apre facilmente, e una volta che è tolto il pannetto, sulla lente che ha l'antifog, o l'optifog che si voglia dire, si pulisce soltanto come un passaggio, come su una lente normale. E a questo punto attiva molecolarmente il trattamento sulla superficie e impedisce che la lente si vada ad appannare. Ecco, è importante chiarire che il trattamento è già sulla lente dell'occhiale. Sì, la lente... Il panno serve semplicemente per stimolare tratta di trattamenti in nanomolecole. In nanomolecole, esattamente. Lui stimola queste nanomolecole e per quella giornata lì l'occhiale non si appanna. Il processo rimane per tutta la vita dell'occhiale? Per tutta la vita della lente. Questo potrà esaurirsi il pannetto. Il trattamento rimane sulla lente. Loro dicono che con questo pannetto qui si possono fare 300 passaggi sulle lenti, quindi un anno abbondante, un pannetto. Sì, diciamo anche per tiratori che vanno spesso. Qui, chi lo utilizza molto questo trattamento qui è il cacciatore che fa della vagante, il cacciatore che va in un chiaro, che spara la mattina molto molto presto. Beh, la cosa, scusa se ti ho interrotto, Massimo, ma è estremamente interessante. Quindi questi occhiali non è che vengono utilizzati solo dai nostri amici tiratori, ma anche dai nostri amici cacciatori. In modo particolare quelli che sono con questo trattamento, cioè con questo materiale qui, proteggono veramente gli occhi, perché questa... Parliamo di lenti in policarbonato. In questo caso, se permetti, faccio vedere in favore di telecamere che cosa è capitato praticamente a questa lente. Questa è una lente su cui tu hai fatto una prova. Una prova per la tenuta della lente. Chiaramente stiamo parlando, ne parliamo spesso e volentieri nelle nostre interviste, di sicurezza. Perché se arrivano praticamente dei pallini, ora magari ci colpisce di sfioro uno o due pallini su un braccio, non succede niente, ma un pallino sull'occhio. No. Questo è un test che tu hai fatto a 25 metri. A 25 metri con piombo 7,5 e una cartuccia da 27 grammi. Ecco, quindi l'effetto praticamente che siamo riusciti ad ottenere è esattamente questo, amici. Come vedete, la lente è intaccata.
la lente è intaccata, però ma non ha presentato praticamente nessun, non è passata, vedete? Questo è un piombo 7,5 di una cartuccia da tiro sì. Da 25 metri, quindi immaginate l'effetto devastante che potrebbero aver avuto questi pallini eventualmente sul un viso. No. Quindi siamo di fronte a un vederci meglio per colpire meglio. Questo ma ci fa piacere, vederci meglio, ma e star vederci sicuri. Meglio e star sicuri, perché purtroppo a volte magari quando si va anche in gruppo qualche piccolo incidente può capitare. Io quando ero là da voi a Bastia, misi questa lente lì sul tavolo, no? Passarono due e disse uno con l'altro, vedi, se avevi quella lente lì andavamo ancora a caccia assieme. Allora, dopo io sento sto discorso e gli dico, come sarebbe a dire, no? Ah, guarda, io il pallino ce l'ho lì, lui ha perso l'occhio destro. Ecco, non ha sentito il colpo, non ha sentito, ma i pallini hanno camminato tanto. Quindi questo è un ulteriore elemento. A questo punto le devo riassumere un po' tutte le cose che ci siamo detti, caro Massimo, perché vedete, da un occhiale sono venute fuori tante cose. Il primo, un occhiale leggerissimo, poi andremo a presentare tutti quanti i modelli, addirittura in titanio, stiamo parlando del top di gamma. La possibilità praticamente di estrarre le lenti. Il ponticello regolabile, brevetto Pretolani. Lo tolgo così lo faccio vedere in favore di camera, con dei punti fissi dove viene ancorato praticamente il ponticello. Trattamento per l'occhio dominante. Trattamento per l'occhio dominante, la stina che garantisce il massimo grip, quindi che non cade nel momento in cui tiriamo, la particolare angolatura che permette di far scivolare l'occhiale nella parte alta per far sì che il campo visivo sia ottimale, cioè a dire l'occhio non vada ad intercettare il ponticello. Esatto. Il trattamento Optifog. Questo trattamento che attiva delle lenti che sono già trattate, attiva delle nanoparticelle in maniera tale che per tutta la giornata l'effetto di appannamento della lente completamente sparisce. E ultimo, ma assolutamente non per ultimo, sulle lenti che vengono fornite anche in policarbonato, la possibilità di proteggere i nostri occhi. Hai fatto un piccolo capolavoro in un oggetto così piccolo, caro Massimo, quindi tanta passione ma anche tanta ricerca, mi viene sì, da dire. Sì, questo è stata una ricerca continua anche sui colori, perché effettivamente oggi come oggi la sicurezza innanzitutto, l'esteticità può passare in seconda linea, ma la funzionalità dell'oggetto deve essere basilare per i nostri amici tiratori, perché uno non deve esserci una cosa che impedisce o possa far fare uno zero al tiratore, che dipende da un oggetto che ti metti davanti al naso. E poi le ultime due cose, la varietà di colori delle lenti e anche la bellezza estetica dei tuoi occhiali. Grazie. Un piccolo capolavoro che viene dalla terra di Romagna. Abbiamo iniziato questa intervista dicendo che c'è tanta passione. Come vedete, amici cacciatori, vi abbiamo dato, oltre che la passione, anche dei riscontri di tipo tecnico. È veramente incredibile, Massimo, a tenere questo occhiale in mano, cioè non si percepisce veramente il peso. Guardate, va leggermente giù perché il peso è veramente quel po' di peso che c'è è concentrato sulle lenti. www.otticapretolani.it, trovate tutte le informazioni. Un'ultima cosa, è possibile anche nell'eventualità che uno ha delle lenti graduate, sì, introdurre delle lenti graduate? Perché tu sì, sei un ottico sì, e sì, di sì, conseguenza sì. Ecco, per ci questo diventi specifico modello ho inventato un telaio che sostiene, fatto atto per sostenere lenti correttive. Perfetto, quindi amici cacciatori, anche se uno avesse dei problemi di vista, può usufruire di tutte le caratteristiche tecniche più, che abbiamo detto, esatto, e in più praticamente chiaramente anche per la correzione. Anche per la correzione. Massimo, io ti ringrazio, ma ti ringraziano gli amici tiratori, gli amici cacciatori, ripeto, www.otticapretolani.it. Noi abbiamo cercato di illustrarvi tutte quante le caratteristiche, ma se le volete approfondire, se volete vedere... Sono.com. Pardon, .com, diciamolo, sì, perché in sì, tutta sì, l'intervista io ho detto punto... Ma
Mi hai fregato tu, perché ricordiamolo, sono tutti quanti invece prodotti.it, nel senso che sono prodotti italiani. Quindi www.otticapretolani.com, trovate tutte quante le informazioni di questi splendidi modelli, di questi splendidi gioielli che vengono prodotti qui in terra di Romagna, a Meldola, perché siamo fieri di stare qui a Meldola. Il tuo paese è fatto di gente simpaticissima, ci siamo andati a prendere un caffè con Massimo prima. È stato veramente, veramente un piacere. E poi è una terra dove si mangia anche molto bene. E vi esorto a provarli, vi esorto a chiamare Massimo, perché per qualsiasi tipo di problema voi avete, troverete una risposta praticamente per migliorare le vostre performance, per avere più sicurezza, perché abbiamo insistito molto nella nostra chiacchierata sulla sicurezza, e poi solamente provandoli uno si rende conto di quello che si è andato a combinare. Quanti anni è che produciamo questi occhiali, Massimo? Il brevetto è del 15-16 anni fa. 15-16 anni fa, sì. Proprio un'evoluzione continua. Adesso andremo ad illustrarvi tutti i modelli, perché vi abbiamo presentato solo il modello in titanio e vi abbiamo fatto vedere al momento quello dedicato alle donne, il modello Lady, ma la gamma dei prodotti Pretolani è molto vasta e adesso entreremo nel dettaglio di tutti i modelli. Io ti ringrazio. Grazie. Di nuovo Massimo, e a presto sui campi da tiro. Perfetto.